Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui di nuovo, siamo noi, l'altra estate, allora tantissimi gli argomenti oggi in scaletta, però vogliamo iniziare dal tema del giorno, la corruzione nella politica e nella pubblica amministrazione. Cercheremo di capire i contenuti di questa inchiesta della Procura Repubblica di Roma che ha portato a 24 persone arrestate. E poi volteremo pagina per raccontarvi l'estate diversa degli italiani, vi faremo conoscere una guida particolare, un narratore di luoghi che ci porterà nelle sue valli alpine in provincia di Cuneo, e da lì con un bel salto poi scenderemo a Salerno, dove ad aspettarci c'è un oratorio davvero speciale. Insomma, una puntata tutta da seguire, però prima il nostro omaggio musicale con gli Argento Vivo. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non t'accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il male. Tu dici non ho niente, sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce d'un mattino, l'abbraccio di un amico, meraviglioso, meraviglioso. Allora, diamo il benvenuto a Carlo Bonini, inviato di Repubblica. Parleremo insieme appunto dell'inchiesta che in queste ore sta proprio scuotendo il mondo della politica italiana. Però prima, Carlo, buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio a voi. Un piccolo aggiornamento per i nostri telespettatori, perché ieri abbiamo parlato degli attentati di Dhaka e di Baghdad. Il bilancio delle vittime a Baghdad è salito a 213 morti, 25 dei quali sono bambini, mentre per quanto riguarda invece Dhaka è già in volo l'aereo che sta riportando in Italia le salme, le vedete questi nove volti, nove italiani che stanno rientrando in Italia ad accoglierli a Ciampino, e anche il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro degli Esteri Gentiloni. Questo era un aggiornamento doveroso. E veniamo allora però appunto a queste ore, al tema di oggi, alla notizia di oggi, questa inchiesta sul mondo della corruzione che coinvolge la pubblica amministrazione ma anche il mondo della politica. Che cosa sta accadendo, Carlo? Ma sta accadendo, potremmo dire, ci risiamo, potremmo dire, non ci siamo mai, già visto, non ci siamo mai mossi. La vicenda è, tutto sommato, non è complicata, è una vicenda semplice, e nel suo schema essenziale. Si tratta di, diciamo così, episodi di corruzione che girano intorno agli appalti pubblici. Appalti pubblici, quindi enti pubblici, ministeri, in particolare il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Istruzione, e con la centralità della figura del faccendiere, in questo caso diciamo, l'ultimo in ordine è questo Raffaele Pizza,
fratello peraltro di Giuseppe Pizza, ex sottosegretario del governo Berlusconi. E c'è anche un parlamentare, c'è anche un deputato dell'NCD, indagato, Antonio Marotta. Addirittura nei suoi confronti c'è questa, diciamo, questa intercettazione ambientale in cui lo si sente contare delle banconote in un bagno per poi tirare lo sciacquone. Il quadro è questo qui. Un po' squallido, diciamo. Ma il quadro è squallido, diciamo, lo squallore è tal, è, diciamo così, nel dettaglio di alcuni episodi corruttivi, cioè. Questo ormai è un paese in cui c'è chi si vende per dei buoni benzina. L'inchiesta, Carlo, si chiama labirinto, però in realtà in questo labirinto le strade le conosciamo già bene, insomma, la procura sta indagando. Labirinto perché come sempre accade, peraltro anche questa è una costante in questo tipo di indagini, di reati contro la pubblica amministrazione. Labirinto perché è complessa la materia, è complessa da districare, diciamo, la materia legislativa e il sistema, diciamo, e la catena societaria che normalmente viene approntata in questi casi sia ai fini di evasione e elusione fiscale sia ai fini, diciamo così, di simulazione dei reali beneficiari dei subappalti nelle gare pubbliche. Quindi diciamo, il labirinto definisce il perimetro e l'intreccio di questa storia, ma come dicevo prima la sostanza di questa vicenda è tutt'altro meno che labirintica. Tu dici dentro al labirinto ci sono le mazzette, ci sono i buoni benzina, vestiti griffati, cene, c'è un po' questo. Il personaggio centrale, Giuseppe questo era Pizza. Sì, questo Pizza, diciamo, è uno dei fratelli. Fratello, poi, ecco. È uno dei fratelli Pizza, Raffaele Pizza, fratello di Giuseppe, che come tutti i faccendieri ha questa, diciamo, a questa straordinaria, diciamo, ha come sua expertise la capacità di navigare, di galleggiare, di districarsi appunto nella complessità delle norme che normalmente governano gli appalti nella pubblica amministrazione, ha un accesso politico privilegiato che quindi gli consente di intervenire, millantare, promettere corsie preferenziali per qualunque, diciamo, tipo di appalto. Naturalmente, come tutti i faccendieri, prende una percentuale sul ritorno. Quindi, in poche parole, insomma, è il solito giro di interessi, le solite conoscenze personali che portano poi al guadagno, alla corruzione. Ma è, diciamo, nel nostro paese, questo, diciamo, è un tema che se ne discute da tempo, in tutte, diciamo, le grandi democrazie occidentali, che pure non sono immuni evidentemente dal fenomeno della corruzione, esiste la figura del lobbista, no? Cioè, esistono delle leggi che disciplinano l'attività di lobby, che è un'attività lecita e che in qualche modo serve a rendere trasparente l'attività legittima di pressione che interessi particolari fanno sul Parlamento, su singoli parlamentari, su singoli gruppi parlamentari. E questo appunto serve a rendere trasparente ciò che altrimenti non lo sarebbe. Da noi, diciamo, invece, dall'Italia post-risorgimentale in avanti, e noi invece al posto del lobbista abbiamo la figura del faccendiere. La figura del faccendiere che non è disciplinata dalla legge. Che non è disciplinata dalla legge, che è il reato, ovviamente, è una figura di reato, ma io dico, ha molto a che vedere proprio con il DNA del nostro paese, ha molto a che vedere, io ne scrivevo stamattina sul mio giornale citando un illustre politologo, Carlo Galli, ha a che fare con la fragilità delle elite del nostro paese. Cioè, ha tu a che dici fare... dipende solo da questo, perché oggi, ecco, come dicevi tu nell'articolo che tu firmi su Repubblica, fai un po', non dico l'identikit, però racconti un po' il profilo di quelli che sono stati i faccendieri, da Bisignani, Carboni, insomma un po' di tutti, ecco. Cioè, è un bestiario, il bestiario italiano. Però non se ne esce, non dipende anche in qualche modo dalla società civile che non fa uno scatto. Allora, la società civile, perché insomma, è evidente che ciascuno di noi nella sua quotidianità... Siamo un po' abituati, allora, ciascuno un di po noi nella sua, diciamo, nella propria quotidianità ha tutti gli strumenti per resistere alla tentazione o per resistere, diciamo così,
a una corruzione o a una diciamo così alla tentazione di fare una concussione se si è pubblici ufficiali. Però io credo che il punto, ancora una volta, sia nella qualità, ripeto, nella qualità delle nostre elite politiche. Guardate, per esempio, se si guarda la famiglia Pizza, si vedrà che, diciamo, questi due fratelli sono due funamboli della politica. Sono passati dalla, diciamo, dalla vecchia Democrazia Cristiana al centrodestra, poi al centro, poi al PD. Pizza che diviene, cioè, anche il simbolo della DC. Pizza che tiene in un cassetto il vecchio simbolo della Democrazia Cristiana, di cui, diciamo, è infelice, infausto erede. Ora, ripeto, questo tipo di corruzione dimostra la, diciamo, è la centralità del faccendiere, il fatto che il nostro paese, o che un imprenditore in Italia non possa fare a meno che bussare alla porta del faccendiere, ha a che fare con la fragilità della politica. Insomma, un deputato che si mette a contare delle banconote in una toilette, diciamo, oltre ad essere, diciamo così, a offrire uno spettacolo miserabile di sé, offre uno spettacolo miserabile, anche se posso dire, dell'assemblea che lo accoglie, perché, diciamo, anche qui il codice penale ha le sue regole, i processi hanno le loro regole, ma poi esiste, diciamo così, una sfera della responsabilità, non voglio neanche dire responsabilità anche etica, della moralità. Sì, diciamo che se uno usa quelle parole la gente dice allora andiamo ancora più, diciamo, più in basso, senza scomodare l'etica, senza scomodare la morale, che pure si potrebbero sicuramente scomodare, anche solo restando sul piano della responsabilità politica e quindi della responsabilità verso la collettività che poi si rappresenta. Carlo, in quell'assemblea, sentendo di parlare si torna, insomma, ai tempi di Tangentopoli, ma questo riferimento ha ancora valore, possiamo ancora riferirci? Ma è, diciamo, è peggio, nel senso che Tangentopoli, che è ormai, diciamo, che è stato, che è un pezzo della storia del Novecento, di quel secolo ha le caratteristiche, cioè è stato un periodo, è stata un'inchiesta che ha, diciamo così, ha documentato, ha tagliato per certi aspetti quella rete corruttiva che faceva capo però a grandi partiti popolari, cioè la politica, l'invadenza della politica era in qualche modo compensata, fino a quando, diciamo, la bilancia è stata in equilibrio, perché poi la bilancia non era più in equilibrio, cioè è stata compensata dal fatto che comunque dietro ci fosse questi grandi partiti popolari, che poi avevano una funzione, però, diciamo così, anche sociale, politica, civile, di stanza di compensazione e di punto, diciamo, di equilibrio di interessi diversi. Questa nuova Tangentopoli, chiamiamola così, seconda, terza, quarta, a seconda, diciamo così, del parametro temporale che ci vogliamo dare, invece ha le caratteristiche proprie del nostro tempo, cioè i partiti non esistono più, i grandi partiti popolari, la dignità dei singoli. I partiti, per scomodare sempre il povero Bauman, sono, no, entità liquide. Quindi, diciamo, non esistono più i grandi partiti, non esistono i partiti popolari, esiste, diciamo, la politica ormai si declina spesso come un mestiere, il deputato, il senatore risponde sostanzialmente a se stesso e al partito soltanto in occasione delle elezioni, e dopodiché, diciamo, è un professionista della politica, e come professionista della politica si mette evidentemente, molti, non tutti, dalla tua esperienza, sul mercato. Secondo la tua esperienza, ecco, questa inchiesta ha, come dire, tutti i connotati per allargarsi, per avere anche conseguenze, dico, politiche, ma comunque io come al solito penso che, insomma, Dio acceca chi si vuole perdere. Allora, oggi sono rimasto molto colpito dalla reazione che ha avuto il ministro dell'Interno Alfano. Allora, nell'inchiesta, tra le altre cose, ci sono una serie di intercettazioni telefoniche in cui si dà conto della raccomandazione con cui il fratello del ministro è stato assunto alle Poste e del, diciamo, risentimento del fratello del ministro, perché era stato assunto con uno stipendio di 160.000 euro l'anno anziché 170.000, che era quello che lui chiedeva. Ora, diciamo, di fronte a una cosa di questo genere si può reagire in tanti modi. Si può scegliere di tacere, si può scegliere la formula di rito, le indagini accerteranno, eccetera, eccetera.
si può e si potrebbe, sarebbe auspicabile che per una volta la politica rispondesse non con il codice penale in mano, ma con quell'altro codice, cioè col codice dell'etica e della responsabilità, e quindi sarebbe stato, per esempio, mi sarei aspettato una riflessione del ministro sul fatto stesso che il fratello di un ministro debba essere assunto alle poste in quel modo, cosa che evidentemente non ha a che fare col codice penale, ma che ha a che fare con la, diciamo, con la responsabilità di fronte al paese. E invece il ministro ha risposto che si tratta di una sorta di colonna infame di scarti giudiziari frullati dentro il ventilatore del fango. Così non si va da nessuna parte. È tutto parte. Un film già visto. Ma così non si va da nessuna parte. Io e continueremo insomma a capire se ci sono prossimi sviluppi, se l'inchiesta si allargherà e porterà altre verità alla luce. Allora noi ti ringraziamo Carlo Bonini per essere stato qui con noi e proseguiamo il nostro viaggio. Noi andiamo avanti adesso in questa giornata di caldo, vi porteremo in una valle, alpina a Cuneo. Non aggiungo altro. Eccoci qua, benvenuto a Giuseppe Armando, locandiere e narratore di luoghi. Benvenuto. Grazie. Allora, prima di tutto dobbiamo far chiarezza. Che cos'è un narratore di luoghi? Beh, è una cosa che è venuta fuori spontaneamente senza neanche volerlo. Nel momento in cui ci siamo insediati in quella valle, abbiamo fatto una progressione passando da un bed and breakfast a una struttura diversa, è successo che tante volte ai clienti, soprattutto stranieri, che arrivavano lì e non capivano dove fossero e quali fossero le particolarità del posto, ci siamo inventati un pochettino il fatto di accompagnarli in un percorso architettonico, culturale e storico nella borgata, e di lì è nata la narrazione dei luoghi, che poi tra l'altro, avendo poi nel nostro percorso fatto la struttura come albergo diffuso, mi sono reso conto che poi il narratore dei luoghi che facevo era la figura dell'angelo per viaggiatori. Che adesso ci arriviamo anche all'angelo per viaggiatori. Ma Giuseppe, lei parla sempre di un ci siamo trasferiti. Questa è una storia che ha per protagonisti lei e sua moglie. Cerchiamo di chiarirci. Prima di essere appunto narratori di luoghi, angeli dei viaggiatori, che cosa facevate? Beh, io ero un dipendente di una banca, tra l'altro una banca di Roma. E mia moglie invece ha, diciamo, molte figure, perché è interprete e traduttrice e tecnica in primis, e nel suo percorso di vita aveva incontrato, diciamo, in un'azienda che seguiva una figura di un manager molto illuminato che aveva proposto di fare il sales manager all'estero. E quindi per 11 anni non faceva altro che fare la pallina a ping pong in tutto il mondo per seguire questa azienda. E tante volte io prendevo ferie, l'accompagnavo perché avevamo tanti upgrade, e quindi mi rendevo conto anche di come fosse il mondo, quello, non quello da cartolina, ma quello che è veramente del lavoro. E in tutte queste esperienze abbiamo accumulato comunque un background che poi ci è servito dopo. Però poi avete deciso di cambiare vita, che cosa è successo? Ma io sono arrivato in fondo al mio percorso di vita. Avevo i problemi di assistere mia mamma anziana e allora ho chiesto l'esodo anticipato perché era possibile. Mia moglie invece a un certo punto aveva dei problemi di salute che non erano ben chiari, voleva smettere di volare perché prendeva mediamente 3 aerei al giorno. E al giorno addirittura? Sì, quando era fuori all'estero sì, perché non faceva altro che passare da uno stato all'altro, ad esempio negli Stati Uniti, si spostava moltissimo. E abbiamo deciso appunto di staccare la spina e di prendere una casa in montagna, fare un'attività leggera di bed and breakfast. Avete scelto una valle, perché proprio quella valle? Lì è una scelta nata un po' per caso, veramente noi eravamo in una valle vicina, avevamo un appartamento. Come si chiama intanto la valle che poi avete scelto? Questa qui è la Val Maira. E mentre avevamo una casetta in Val Varaita, diciamo che possiamo identificare col Colle dell'Agnello, che è quello dell'ultima tappa del Giro d'Italia che ci è passato in mezzo, ed è anche una bella valle. L'unico discorso è che c'era stato un po' precluso tutto un discorso che volevamo fare. In un giorno
diciamo un giorno proprio di tempesta, sì. Siamo finiti con un immobiliarista in questa borgata Preit e per vedere una casa, quella che poi abbiamo comprato per fare l'attività di bed and breakfast, ed è lì che è nato anche il nome Locanda degli Elfi, perché per arrivarci passi dentro due tunnel scavati nella roccia dove nella stagione fredda ci sono delle percolazioni d'acqua che poi si, diciamo, si cristallizzano in ghiaccio. Quindi dei cristalli di ghiaccio? Beh, stalattiti, non solo cristalli, delle vere cascate, delle colate di ghiaccio, ci passi vicino col sole che li illumina, ed è una sensazione particolare. Infatti mi era venuto bene, visto che era il momento del Signore degli Anelli, di Tolkien e quant'altro, di dire, sembra di varcare una porta magica e arrivare nel paese degli Elfi. E quindi avete aperto la Locanda degli Elfi? Subito no, è stato il bed and breakfast, poi... Tanto per dirla fino in fondo, in una notte buia e tempestosa, come farebbe Snoopy, è arrivata una coppia di finlandesi sotto un diluvio terribile perché arrivavano facendo un percorso a piedi. Hanno chiesto ospitalità e non avevamo il letto perché erano due stanze occupate. Abbiamo detto, vabbè, con questo tempo qua vi offriamo il nostro letto e poi loro ci chiedono anche da mangiare. La borgata è molto isolata. Diciamo, il ristorante più vicino era a 8 chilometri. Come normativa non si sarebbe potuto dare, al momento comunque loro hanno detto noi abbiamo fame, dateci come fossimo degli amici. Ospitalità, e così abbiamo fatto. Alla fine del pasto lui, tra l'altro ingegnere della Nokia, giovane, con una bellissima coppia, si alza e fa, ma tu sai far bene da mangiare, perché non apri un ristorante? E di lì è nato tutto il percorso. Quindi tutto nasce dall'incontro con le persone, esatto, e dalla volontà sempre. Di raccontare questa valle a tutti quanti, insomma a chi vi viene a trovare, e da lì piano piano si sviluppa questa realtà che è diffusa in tutto il paese, ma in tutta la valle, insomma nelle zone vicino al primo insediamento. Ma è vero che lei ha costruito tutto con le sue mani? Beh, tutto no, diciamo quasi. Che anche lì c'è una serie di percorsi, succintamente, da bambino mi ero innamorato dell'idea del modellismo. E quando mi è stato consentito ho cominciato a giocare con il trapano e gli attrezzi e lì ho sfondato una sorta di barriera psicologica. Quando più alto facevo attività sportiva, facevo canoa, mi costruivo le canoe da me, a un certo punto anche lì perché c'è stato tutto un percorso ed era stato entusiasmante. Quando avevo 18 anni mio padre un giorno mi ha chiamato e mi fa guarda vieni qua che ti insegno a usare la cazzuola. Ho detto, ma figurati papà, non si sa mai nella vita. E di lì è nato, diciamo, la voglia. Oltretutto senza avere l'impegno di portare a casa un ritorno economico, facendolo per il diletto, riesci ad esprimerti e avere molta soddisfazione. Ci credo. Ma chi viene adesso a trovarvi alla Locanda degli Elfi? Chi sono i visitatori tipo che si godono una vacanza, diciamo, diversa rispetto alle normali vacanze? Diciamo che noi abbiamo sviluppato nel percorso tutta una serie di, diciamo, di esperienze. Mia moglie è molto brava in questo perché... è lungimirante e poi ha sempre avuto feeling con l'informatica. Inizialmente si faceva ospitalità per l'estate, nel frattempo le cose sono cambiate, i clienti estivi sono rimasti quelli, sono cambiati come tipologia, ma soprattutto quello che si è sviluppato molto è l'attività invernale, perché la nostra è una vallata vocata per lo ski touring, cioè con le pelli di foca. E vengono da tutta Europa, possiamo dire che casa nostra è diventato proprio veramente il punto ombelicale del mondo in certi periodi. Abbiamo avuto in sala 6 tavoli, 6 nazioni diverse. E che cosa raccontate a questi viaggiatori? Siete narratori di luogo, che cosa narrate? Ah, di tutto, qui ad esempio abbiamo una fotografia della Badia che è la ricostruzione storica di un evento che si rifà alle guerre di religione, perché noi siamo ubicati sul confine con la Francia, dove dal tempo della repressione dei catari c'è sempre stata una forte migrazione, tant'è che ci sono dei villaggi, delle famiglie che si chiamano Tolosano. Tolosano era un modo per quelli del posto di indicare che venivano da Tolosa. Tolosa nell'immaginario collettivo era la Francia del Sud. Quindi tutte queste cose avevano di riflesso anche, diciamo, degli antagonismi a livello religioso nell'ambito della stessa valle. La Badia ricostruisce una vicenda storica, la costituzione di un corpo di 32 alabardieri che dovevano proteggere le messe. Quindi storie e tradizioni riuscite a veicolare nei vostri racconti. Di tutto. Noi siamo venuti a trovarvi lì alla Locanda degli Elfi, abbiamo conosciuto sua moglie che ci ha mostrato la vostra locanda e che ci ha fatto anche capire come ospitate chi viene a trovarvi. Vediamo.
Siamo a Preit di Canosio, Alta Valle Maira, provincia di Cuneo, al confine praticamente con la Francia. Quando siamo arrivati, e da questo viene anche il nome Locanda degli Elfi, ci è sembrato un posto magico, un posto totalmente vuoto pressoché. Con l'evoluzione dell'albergo diffuso sono tornate ad acquistare case più persone di quelle che c'erano prima e quindi c'è anche stata una crescita economica del posto. L'idea dell'albergo diffuso ci è venuta nel 2002 già, quando io, uscendo da un altro lavoro, mio marito andando in pensione, avevamo l'idea di fare qualcosa che, diciamo, fosse legato al territorio, perché venivamo sempre qui a camminare. Abbiamo acquistato una casa che era già più o meno a posto, diciamo così, utilizzabile subito, e di lì ogni due anni abbiamo ristrutturato qualcosa, ma con l'idea di lasciarla com'era, cioè di non fare un albergo finto. Volevamo un qualcosa che ci tenesse in contatto con la gente e che facesse conoscere anche questo angolo di mondo agli stranieri. Wunderbar! Danke, Maya! Bis bald! Tschüss! Era una carissima cliente svizzera, ormai anzianissima, che viene da noi da tempo immemorabile. Viene e mi dice: così stasera parliamo. Ed è bellissimo, perché poi i clienti ci invitano, che so, andarli a trovare a Zurigo piuttosto che in Germania. Qui abbiamo ristrutturato più cose, le marmotte nella casa multifamiliare, che è la casa principale, dove c'è il ristorante dall'altro lato, e la Vuteto, che significa la piccola volta, dove infatti c'era un piccolo fienile. Quello che noi facciamo lo facciamo veramente con la passione e il rispetto per quello che è l'ambiente, quindi non costruire niente di nuovo, ma riutilizzare tutto quanto. Questo è un forno medievale, interessante la cosa, perché era praticamente, non aveva più tetto, non aveva più nulla, aveva soltanto la camera interna intatta, e quindi mio marito ha recuperato tutto, ha recuperato anche la pietra com'era. Questo forno era uno dei tre forni di Preit, perché Preit nel Medioevo faceva il pane per tutta la Valle Maira. Albergo diffuso significa un'immersione in un ambiente già esistente, dove ci sia della vita. Significa anche far conoscere le proprie radici, il proprio modo di vivere, quindi la cucina piuttosto che quello che c'è da vedere in senso culturale, architettonico, eccetera, ma senza stravolgere niente. La prima curiosità è se nel forno medievale ci cucinate ancora. L'abbiamo ristrutturato, è molto grande, per scaldarlo ci vogliono due giorni, quindi se si fa è proprio un evento particolare che coinvolge le persone. Di solito si può fare unendo anche dei concerti di musica tradizionale, perché è molto sentita dalla nostra valle, quindi c'è tutto un repertorio di musica occitana che è coinvolgente, molto praticato, non c'è festa che non abbia la sua esibizione di danza e quant'altro. Beh, abbiamo sentito che avete sfruttato l'ambiente naturale sembra meraviglioso dalle immagini, voi non avete giustamente voluto costruire niente, ma recuperare tutto quello che c'era. Beh, certo, perché sarebbe anche un delitto oltretutto, perché il patrimonio che ci è stato lasciato è dovuto alla gente che nel subito dopoguerra non aveva risorse per viverci e ha lasciato che le case come erano, che sono il frutto di più e più stratificazioni storiche. Infatti, come narratore ci tengo sempre a evidenziare quelli che sono i riporti, le aggiunte che mostrano nella loro esecuzione il diverso periodo storico, la casa che abitiamo, la prima parte del XIII secolo. Quindi una casa che diventa, diciamo, simbolo dello scorrere del tempo, certo, un pezzo dopo l'altro, certo, una famiglia dopo l'altra. Di più, perché ad esempio nell'ultima parte lì si è visto un terrazzo. Quel terrazzo lì è stato costruito là dove invece c'era un muro alto dall'esterno circa di 5 metri che serviva come difesa in quelle che erano le scorribande contro gli ugonotti. Ma perché vi chiamano gli angeli dei viaggiatori? Anche se noi che vi stiamo ascoltando un'idea ce la siamo già fatta su perché vi chiamano così. Ma perché lì non c'è l'accompagnatore turistico, non vogliamo sostituirci all'accompagnatore che è un mestiere. Semplicemente ci teniamo, essendo lì disponibili, a dare le indicazioni a chi arriva
per le attività da fare, quelle che sono le risposte alle sue incertezze, e evidenziare quali sono le particolarità del luogo, perché il più delle volte si va, o perlomeno l'esperienza nostra, si andava in un posto dove ti danno le chiavi, ti danno la stanza e poi ti aggiusti, fine della storia. Ti organizzi tu. Esatto, per noi la cosa è diversa, ci teniamo ad accogliere il cliente e dire: guarda, sei arrivato qua, forse può essere molto semplice, però ci sono tante belle cose, ti posso accompagnare a vederle e darti lo stimolo, organizzarti anche le giornate, perché la giornata che è brutta, non fai attività, ti dico vai lì, vai là, ci sono degli angoli di valle. La particolarità di questa valle è che è molto chiusa, molto aspra, e ogni 200 metri c'è un colpo d'occhio diverso. Abbiamo una flora endemica che è eccezionale, riconosciuto. Abbiamo dei giri addirittura di botanici tedeschi che vengono perché colgono a giugno quello che è la fioritura tardiva dell'inverno e quella della primavera estate, di già. Quindi le stelle alpine da noi non sono da andare a raccogliere negli angoli più remoti della montagna, ce le trovi proprio dei veri tappeti. C'è uno scorcio che lei preferisce in particolare? Beh, l'altopiano della Gardetta, che è quello che è immediatamente sopra di noi. La Gardetta sta dalla Garde. Anticamente era un passaggio per tutti quelli che lavoravano in valle, che volevano andare in Francia. In termini, diciamo, di distanza aerea saremo a 80 km dalla Costa Azzurra, per cui la gente del posto attraversava oppure andava verso l'interno per le vigne. Ecco, questo è ad esempio l'altipiano della Gardetta, che è un antico vulcano emerso dalle 250 milioni di anni fa. Abbiamo trovato addirittura delle tracce di dinosauro pietrificate, ci sono fossili ovunque, ma soprattutto le gite, perché oltretutto tutto il territorio faceva parte del vallo alpino di difesa. Quindi noi oggi abbiamo una rete, come si vedono, di strade militari che possono essere percorse con la mountain bike o a piedi. Le attività possibili sono tante. Di tutto. Abbiamo ascoltato anche nel servizio che i visitatori tornano a trovarvi, diventano vostri amici. Ma come poi tornano a casa? Rimangono, sono arricchiti da questa esperienza? Ma la cosa ci sorprende sempre, perché non facciamo altro che essere noi stessi. Cerchiamo semplicemente di dare... E in effetti vengono tutti, diventano amici. Quando tornano a trovarci ci portano i loro vini del Reno, perché ci dicono: voi avete dei bei rossi, però noi abbiamo dei bravi bianchi. Quindi uno scambio culturale quasi. Ma di alla più, fine diventa. Ci aspettano a casa loro e noi siamo intimiditi e diciamo: da noi venite, pagate. Dobbiamo andare ospite a casa vostra, cioè, è carino comunque, perché è un rapporto che va al di là di qualsiasi tipo di aspettativa. Bisogna dire che chi viene nella nostra valle sono persone curiose e di una cultura medio-alta, non vengono per vedere delle cose che vedono tutti nei grandi paesi. Vengono per arricchirsi, diciamo. Vengono per quello. Arricchirsi interiormente. Allora, grazie a Giuseppe Armando, un saluto anche a sua moglie, a tutta la locanda degli Elfi e alla sua valle. Grazie per essere stato qui con noi. E noi adesso vogliamo andare ad occuparci di chi invece l'estate la trascorre in città. E in molti territori ci sono parrocchie ed oratori che sono pronti ad offrire occasioni di incontro e occasioni di svago, e tra poco ne conosceremo uno davvero molto particolare dopo 2 minuti di pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta. Allora, buon pomeriggio a Don Riccardo Pascolini, lei è presidente del Forum degli Oratori. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie. Allora, d'estate, quando le scuole finiscono, ecco, il dramma, tra virgolette, dei genitori è dove lasciare i bambini, in un posto sicuro, accogliente, ma dove possa divertirsi, ma anche un po', come dire, crescere. E una di queste scelte è sicuramente l'oratorio. Una di queste scelte, se non la scelta migliore, no? La scelta migliore appunto per vivere un'esperienza che non è solo un parcheggio, come magari tante volte possiamo, ma è veramente un'esperienza educativa e significativa. I ragazzi, appunto, le famiglie scelgono questi ambienti proprio perché fanno un'esperienza della familiarità e della continuità che dal tempo invernale li traghetta un po' nel tempo estivo, per poi anche continuare oltre al Grest, molti, per esempio, per quanto riguarda i campi estivi fuori parrocchia, altre esperienze per i più giovani, come ci sarà la giornata mondiale della gioventù a Cracovia. E quindi, ecco, questo tempo di investimento
e nell'estate, un tempo appunto caratterizzato da colori, da musica, da impegno, da attenzione per l'altro. È un'esperienza fatta di tante esperienze significative e anche indimenticabili. Lei dice si inizia in questo periodo con il Grest, quindi arrivano bambini delle elementari, delle medie, con gli animatori che hanno qualche anno in più, dai, sì, 16 a 19 anni, e poi si arriva alla Giornata Mondiale della Gioventù. Però ecco, iniziamo dal Grest, che cos'è? Il Grest, diciamo così, poi ha diversi nomi in giro per l'Italia, ma è un tempo, riprendo un po' uno slogan dell'Azione Cattolica dei Ragazzi di qualche anno fa, è un tempo di estate eccezionale, è un tempo estivo eccezionale, è un tempo appunto dove gli animatori insieme agli educatori di riferimento, gli adulti in, certo, questo caso, e tutta la comunità educante della parrocchia si mette al servizio dei più piccoli per fargli vivere un'esperienza fatta appunto di tante piccole esperienze, dall'esperienza più ludica, dall'esperienza più caritatevole, dall'esperienza più musicale, e quindi si vive in queste settimane proprio una magia fatta di tante piccole e grandi esperienze. La forza, credo, sta proprio in quella specificità che l'oratorio riesce a far vivere a ogni piccolo la magia di una storia. Molte sono le storie nei diversi Grest italiani, e vivere in questa storia, entrare in questa storia con i giochi, con il proprio gruppo di riferimento. Ecco, arriva il bimbo, la bimba la mattina, diciamo che di solito, da quello che so, è permesso dormire una mozzaretta in più, quindi invece alle 8:30 si arriva verso le 9:30 e poi perché la parrocchia diventa, come dire, un grande luogo di animazione, un formicaio fatto di tanti spazi, e armato di cappellino e maglietta d'ordine, quindi ognuno poi sa nella sua squadra, sa dove andare con il suo caposquadra, e da lì inizia l'avventura estiva, appunto, spesso fatta di tanti filoni anche educativi, anche di progettuali, rispetto, appunto, io ho in mente un pochino di diversi pensieri, anche diversi progetti in Italia, e vivono questa esperienza fatta di preghiera, fatta di animazione, quindi spesso c'è un lancio della giornata fatto appunto dagli animatori più grandi con delle scenette, dei giochi, poi si dividono in squadre nella maggior parte dei casi, dove fanno a conquistare i punti che a fine settimana andranno un po' a vedere qual è la squadra che ha. Ma si pranza in parrocchia? Spesso si pranza in parrocchia, e spesso ci sono le signore della parrocchia, spesso sono le signore della parrocchia che stanno attente a tutto e proprio vivono con loro anche questa esperienza. Parliamo di volontari, insomma. Tutti volontari, e questa è la grande forza, appunto, i volontari adolescenti. E il parroco che fa in tutto questo? Il parroco è il grande regista e il grande animatore degli animatori, no? È colui che riesce a vivere l'esperienza anche spiritualmente vicino, accanto agli animatori più giovani, che si prendono un po' cura di tutte queste attività ludico sportive, educative, ma anche vicino alle famiglie, e quindi è colui che accoglie, colui che sta alla porta, colui che cerca appunto di far sentire tutti a casa. Ogni bimbo ha una sua esigenza. Sì, ecco, sì, l'oratorio, mi viene in mente subito Don Bosco, e quindi mi viene in mente il primo oratorio a Torino. Ma è un fenomeno, diciamo così, o comunque una realtà che esiste solo al nord, o ci sono anche al sud? La forza che stiamo notando in questo periodo, appunto in questi ultimi 15 anni che stiamo analizzando un po' la realtà oratoriale d'Italia, è che c'è una grande crescita, mentre tiene il nord con specificità e anche con progetti diversi che si rafforzano, si ripensano, si rigenerano, invece nel centro-sud c'è proprio questa bellezza di un oratorio nuovo. Io chiamo un oratorio adolescente, ha 15 anni circa in molte realtà, no? Non ha una storia come al nord, appunto, la storia che deriva da grandi santi, ma ha una storia che si sta costruendo, e questa freschezza è proprio la sua forza. E l'oratorio è così vivo che è un contagio tra parrocchie, tra sacerdoti che cominciano a vedere, ma quello sta facendo questa cosa, allora anch'io provo a copiare, ma nel senso buono. In senso buono, quindi si arriva in oratorio forse al sud anche, diciamo, un po' più grandicelli. Sì, si arriva. Questa sì, è una si arriva, cosa bella, perché insomma l'alternativa magari in tanti posti è proprio la questa strada. La sfida anche, no? Non è solo un servizio e un'attenzione di prossimità per i più piccoli, ma proprio un luogo educativo accogliente e propositivo per i più grandi. Quindi tutto il luogo dell'oratorio giovane, degli adolescenti che sono capaci ancora di sognare, come abbiamo visto prima, diciamo, tra le righe, anche di mettersi al servizio degli altri. Riccardo, ma lei invece ce l'ha un'esperienza sua di oratorio? La mia esperienza di oratorio, sì, ho qui dei giovani dove sono stato parroco appunto a Perugia, e abbiamo insieme costruito con tre ragazzi che bandi giovani. Pubblico.
E insieme abbiamo costruito questa che per me è stata il primo amore, no? Perché ho fatto il vice parroco, sono stato in diversi oratori da vice parroco e poi la responsabilità proprio da parroco è stata nella parrocchia di Case Bruciate, dove insieme proprio con tutta la comunità abbiamo cercato di proporre un progetto di oratorio che è stato vincente. Ecco, io oramai sono 3 anni che non sono più lì, ma l'oratorio continua appunto perché è vivo e la comunità ne è il motore. È il luogo che sta intorno appunto a questo oratorio, lo sostiene e questo oratorio si genera e si rigenera continuamente. Allora, prima di andare a scoprire un oratorio, perché la nostra Caterina è già, non svegliamo nulla, ma è già in un oratorio, poi vedremo, io voglio chiederle questa cosa, ma è aperto a tutti l'esperienza dell'oratorio oppure bisogna, come dire, essere cattolici, praticanti? No. Ci racconta un po', è un oratorio aperto? L'oratorio è... Solo per cattolici? Come funziona? L'oratorio è l'espressione d'accoglienza massima, credo che la Chiesa viva in questo momento, di concretezza, proprio perché nell'oratorio vengono tutti, ma vengono tutte le religioni, vengono tutte le famiglie che anche non frequentano ovviamente la parrocchia, ma soprattutto vengono tutti quei ragazzi che hanno bisogno di un luogo di familiarità, di prossimità, un luogo che è capace di essere per loro e con loro. In un nostro oratorio, un oratorio di periferia, una periferia abbastanza vicina a Perugia, ma dove vivono tantissime realtà diverse, abbiamo addirittura 12 confessioni e religioni diverse in oratorio e quindi facciamo una grande festa tra confessioni e religioni diverse. Bello. Facciamo una festa che è Religiocando, proprio perché viviamo con loro l'esperienza di raccontarci quella che è la nostra fede, nella diversità appunto di come si vive la fede, e poi si chiude sempre in bellezza. E vanno d'accordo questi bimbi, giocano? I bimbi non solo vanno d'accordo, sono fratelli, e questa è l'esperienza che viviamo e che percepiamo come grazia, no? Spesso tanti preconcetti, tanti pregiudizi, tante fatiche le facciamo noi adulti, i ragazzi invece vivono insieme, giocano insieme, poi magari si sfottono anche un po', ma questo fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Allora adesso noi andiamo dalla nostra Caterina, che si trova a Salerno. Prima Don Riccardo parlava degli oratori al sud, eccolo qui, Caterina, a te. Eccoci Vito, ciao Eugenia, ciao chi ci segue da casa. Io sono qui a Ponte Cagnano in provincia di Salerno, nella bellissima parrocchia Corpo di Cristo. Con me c'è Lino Sessa che, diciamo, organizza tutta questa cosa meravigliosa che vedete alle nostre spalle. Siamo in piena attività oratoriale estiva, qui da noi ci sono una cosa tipo 300 ragazzi, cioè stiamo parlando veramente di una quantità di persone molto grande, è così Lino? Sì, niente, siamo, scusami, nel pieno delle attività perché abbiamo cominciato ieri pomeriggio al nostro Crest, si svolge qui per 2 settimane dalle 16 alle 23, come diceva Caterina sono 300 ragazzi che tutte le sere cenano qua in parrocchia, la mattina vanno in piscina. Colgo anche l'occasione per salutare Don Riccardo Pascolini, che abbiamo conosciuto un anno fa, è stato qui in parrocchia per la presentazione della nota della CEI, quindi gli porto il saluto a nome di tutto l'oratorio. Ecco qua tra l'altro 300 ragazzi, Lino, che dicevi bene hanno un orario un po' particolare, perché il vostro oratorio comincia più tardi e finisce di notte, dopo la cena, questa bellissima cena preparata dalle mamme, dei volontari, tutti quelli che stanno intorno alla parrocchia. Intervisteremo anche, sì, ci sono tanti genitori che collaborano con noi, anzi forse è proprio grazie a loro che riusciamo a portare avanti tutto questo. Ci sono tante attività, per 2 sere di fila chiuderemo qua le strade, l'oratorio si riverserà tra le strade cittadine con i giochi di strada, ci sarà l'uscita in bicicletta, ma ci sono anche varie riunioni tematiche, perché il Crest appunto c'ha un tema che è il per di qua quest'anno e vuole stare ad indicare proprio che è il Signore che ci indica la strada nel cammino della vita. E tra l'altro ecco, attività soprattutto ludiche, tra l'altro dicevamo prima voi portate anche i ragazzi in piscina, probabilmente perché qua a Salerno, io lo posso garantire, non fa fresco subito, ecco questo va detto. Sì, infatti saluti i ragazzi che in questo momento stanno all'Acqua Farm, c'è un gruppo di 160 ragazzi che ci stanno guardando dal televisore, li saluto, c'è tutto il gruppo delle medie e superiori che in questo momento è là in piscina. Ecco, quindi li dividete anche in base all'età, perché vediamo anche tante magliette di colori diversi, ci sono i ragazzi animati per così dire, poi gli animatori, gli aiuti animatori. E ci sono anche i genitori, sì. Quindi tutti quanti, e differenziate un po' le attività a seconda dell'età? Sì, 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 ci sono età, ci sono, sì, sono un po' emozionato, scusate. Beh, capita a tutti e poi c'è anche caldo. Sì, sono differenziati in base all'età, perché appunto siamo tantissimi, la struttura non riesce ad ospitare tutti, quindi quando medie e superiori stanno fuori, le elementari come oggi stanno dentro, invece viceversa.
E poi, come diceva Lino prima, qui ci sono anche i genitori che giustamente stanno già preparando la cena per stasera, perché tutti questi ragazzi che adesso stanno giocando, poi andranno in casa a fare le diverse attività, dopo si fermano a cena nel lunghissimo tavolo della parrocchia e i genitori sono già a cucinare. Ve li presenteremo nel corso del prossimo collegamento. Grazie Caterina, grazie mille. Allora torneremo subito da te. Don Riccardo, il titolo di questa trasmissione è L'altra estate, questa è veramente l'altra estate, cioè l'estate delle parrocchie, i genitori che si ritrovano la sera, che cucinano per i figli, che cenano insieme, i ragazzi che si divertono, i volontari. Mi viene in mente proprio che l'estate questa della comunità, no? È quel tempo libero, quel tempo prezioso dove veramente tutta la comunità si intreccia e mette e si gioca con tutti i carismi e i talenti che ha. Ognuno con il suo piccolo ma importante pezzo costruisce questa meraviglia estiva che coinvolge, abbiamo fatto dei conti spannometrici ma realistici, circa 2 milioni di bambini in tutta Italia. 2 milioni di bambini. E la forza di questi 2 milioni sono quei 350.000 animatori, appunto aiuto animatori, che vivono questa esperienza di servizio gratuito. Non è scontato. Assolutamente no. L'età dell'adolescenza in questo tempo è sempre un'età un po' indicata come quei ragazzi che non hanno voglia, sono un po' snob, cerco sempre di fare qualcosa di basso livello. Invece vediamo come la Chiesa riesce a regalare loro una strada di impegno, gli dà ancora loro fiducia e loro, forti di questa fiducia, riescono a realizzare questa meraviglia che è il GREST. Cioè lei dice 350.000 volontari, ho capito sì. Bene? E sono ragazzi che magari tanti di loro hanno fatto da poco la cresima, restano in parrocchia e l'estate giocano con i bambini più piccoli di anche loro. Anche i peggiori, cioè coloro che proprio dici ma questi due tanto bene qua, oggi devono venire. Però la bellezza veramente di vedere questi ragazzi collaborare insieme e farsi carico di una responsabilità educativa, ovviamente insieme a tutta la comunità, ma questa è, danno il massimo, danno il meglio di loro stessi. E questo regalarsi e spendersi veramente la forza è il motore che riesce a far veicolare la bellezza della buona vita che viviamo in oratorio. Ecco, tornando all'esperienza che abbiamo appena visto, tutto, come dire, si svolge attorno alla Chiesa, è una grande vita di comunità. Se uno, ecco, pensa tutto questo in grande, riguarda tutta l'Italia, veramente è, viene quasi da dire che è un movimento, è una formazione sociale. È emozionante anche pensare come sono diversi gli oratori. Io, ecco, adesso ho sentito per la prima volta un oratorio che apre alle 4 e chiude alle 11 di sera. Lei glielo consente? sì, ci mancherebbe. Proprio perché l'oratorio vive del territorio. E questa specificità è tipica dell'oratorio, è capace di regalare strade educative nel territorio che vive, accogliendo le esigenze del territorio. Allora, dicevamo prima le mamme, i genitori, torniamo dalla nostra, allora, dalla nostra Caterina. Caterina, eccoci qua. Ah, qui cosa si sta preparando? La merenda? No, questa è la cena, questa è la cena, siamo proprio in piena preparazione della cena. C'è la signora Lidia, c'è suo marito, ci sono le altre mamme dei ragazzi. Qui tutte le sere si prepara la cena. Questa sera, Lidia, che cosa prepariamo? Lidia, il sugo, salsiccia e purè. Vero. Auguri a volontà per i ragazzi, via. Un frutto pienamente estivo che i ragazzi vanno matti proprio. Di media quante persone vengono qua a cena? Allora, siamo sui 350 tra bambini, animatori, noi lo staff, e poi c'è sempre qualcuno, qualche ospite, dai, sempre qualche ospite che è sempre... Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, giusto? E voi che ora arrivate più o meno tutti i giorni? 4. Alle 4 incominciamo a mettere le pendole, a preparare il sugo, accendere il forno, perché qui c'è il forno dove facciamo tutta la roba al forno, per l'appunto. Non ci risparmiamo per i ragazzi, veramente. E pensate che fino all'anno scorso facevamo 800 pizze. Pizze qua dentro, guarda, veramente una cosa bellissima, però non è possibile, visto l'aumento dei bambini che c'è. Non certo, è una grande gioia, però è anche una grande responsabilità e fatica. Sì, questo sì, è inutile. Però sai, la gioia la ricompensa la fatica, perché come guarda, vedere quei ragazzi che ti vengono vicini, che li vedi giocare, che passi in mezzo a loro e ti chiamano, che c'è stasera per cena, cosa ci avete preparato di bello? Allora sai, tu gli rispondi con gioia, dice ma sì dai,
Veramente c'è tanta soddisfazione. Lei, Lidia, tra l'altro, ha sia la figlia che fa l'animatrice e poi i nipotini che invece sono seguiti dalla parrocchia. Sì, fanno parte del Gres, dell'oratorio, sì. Che meraviglia, quindi alla fine cucina con una famiglia allargata. Ecco, quasi quasi, guarda, ti devo dire la verità, ci sto pensando. Tanto cucinare per casa mia, cucinare per 11-12, cucinare per 300 non è che cambi molto poi. Con l'aiuto loro, certamente, perché da soli. Vuoi vedere qualche pentola, qualche pentolone? Siamo con il cavo, quindi dobbiamo stare qua per forza, però no, non c'è problema, non c'è problema. Però ecco, diciamo che bene o male le ricette, quelle che fate, insomma, sono tutte cose casarecce che vi gestite. Se volete vedere anche il menù, noi abbiamo anche il menù che sta là, appeso. Me lo racconti, dobbiamo stare qui. Allora, te lo racconto. Domani faremo la boscaiola con just le patatine. Lascia di immaginare friggere le patatine per 350 persone. Non oso immaginare, già per me stessa faccio fatica. Figura per 300 persone, non so dove voglio andare. Ecco, e un altro giorno abbiamo pensato alla pizza di spaghetti, perché è una cosa che piace molto ai ragazzi. Secondo me da studio si stanno veramente facendo venire tutte le acquoline in bocca possibile. Sciotti di pollo, patate, hamburger, cordon bleu. Senti, guarda, l'unico problema, credi, è accontentare i bambini, i ragazzi. Noi vogliamo vedere che i piatti tornano vuoti. Allora siamo realizzati. Bene. Allora, noi rimaniamo qua a vedere se effettivamente sarà così stasera. Nel frattempo ci godiamo la cena. E qui da Ponte Cagnano è tutto. Voi lì in studio. Grazie mille Caterina, grazie mille. Avrebbe quasi voglia di andare a cena lì stasera. Ecco, uno potrebbe pensare, avete scelto proprio la realtà più bella. In realtà questa è una realtà che noi ritroviamo nelle parrocchie di Roma, nelle parrocchie di Milano. In qualsiasi città noi troviamo queste bellissime realtà. Ma la sintesi l'ha detta la signora prima, noi non ci risparmiamo per i ragazzi. Questa è una frase che credo che veramente possa essere un po' significativa per tutte le realtà oratoriali d'Italia. Non si risparmiano i genitori, gli adulti, i nonni, no? E questo intrecciarsi di disponibilità è veramente emozionante. So che è come chiedere all'oste se è buono il vino, ma perché i genitori, dopo queste immagini, dovrebbero portare i figli in un oratorio estivo? Perché i genitori si fidano e sanno che nell'oratorio veramente non ci risparmiamo, diamo il massimo. Si trova questo. E si trova questa allegria che poi è veramente sintomo di una gioia dell'incontro con Gesù, che è di quella realtà, di quella comunità che è capace di dare il massimo fino all'ultimo. Il Grest non è un parcheggio. No, assolutamente. Allora io ringrazio tantissimo Don Riccardo, presidente nazionale del Forum Oratori. Adesso però vogliamo rimanere un po' nel clima estivo. Tra poco con la nostra Eugenia, ieri abbiamo detto del gelato, dei frati di San Miniato. Ecco, tra un po' Eugenia ci porterà in questo bellissimo mondo. Però prima l'introduzione ai nostri Argento Vivo. Gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Gelato al limón, sì, vero limón, ti piace? Mentre un'altra estate passerà. Libertà e perline colorate, colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità di vite disperate. Quel dono che io ti farò, donna che stai entrando nella mia vita, con una valigia di perplessità. Ah, non aver paura che sia già finita.
tante cose quest'uomo ti darà. Gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in una città, in questa città. Gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Gli Argento Vivo, gelato al limone. Maestro, oggi non ci siamo salutati per niente. Come va? Vero, tutto bene? Infatti ci mancavi, non ti abbiamo visto. Sono arrivata. Ecco, tutto grazie. A posto, state tutto bene? A posto, stiamo tutti bene. Bene, tutto quanto. Abbiamo fatto il gelato con il limone. Gelato con il limone. Che è il mio preferito, veramente? Per l'altro. Sì, sì. Io sì. Le stavo per chiedere qual è il suo gelato preferito. È gelato al limone. Senta un po', ma quanti gelati si mangia durante l'estate? L'estate tanti. Poi tanti. Uno la linea l'abbandona perché ma che ti frega. Il gelato lo fa ingrassare. No, fa. Fa. Al limone no. Al limone no, l'unica cosa è anche dopo mangiato ti fai il gelato al limone, ti fa digerire anche, è molto interessante. Vabbè, questo è il consiglio del maestro, il gelato al limone ci fa anche digerire. Allora, ma lei lo sa che a San Miniato al Monte ci sono dei monaci che fanno il gelato? No, ma potrebbe essere interessante saperla. Bene, allora, siccome potrebbe essere interessante saperla, andiamo insieme proprio a San Miniato al Monte, in cui in un'atmosfera tutta particolare i monaci preparano il gelato. Guardiamo. Questo luogo è il chiostro di San Miniato al Monte, la nostra basilica, il nostro monastero, fondato quasi 1000 anni fa, dove una dozzina di fratelli cercano di vivere la regola di San Benedetto che, come tutti sanno, mescola preghiera e lavoro. Questa mattina abbiamo dedicato il nostro lavoro al fior di latte, ora è quasi pronto. Il nostro monastero ha la particolarità di essere affacciato su Firenze, una delle terrazze più belle sulla nostra città, e quindi attrae naturalmente tantissimi visitatori, sia pellegrini che turisti, e soprattutto d'estate, vedendoli arrivare tutti un po' stanchi e assetati, è nata l'intuizione di offrire loro, per così dire, una sorta di rinfresco con il gelato, che veniva così a integrare la nostra produzione di pasticceria invernale. Qui ci sono il latte, i zuccheri, la panna. Cerchiamo di usare i prodotti più naturali possibili, senza molta chimica, senza prodotti molto industrializzati, no? Per avere una qualità superiore del gelato. Ora il nostro gelato è pronto, siamo preparati già per fare le coppette. La relazione di San Miniato con il gelato non è solo da oggi. Nel 500 i monaci hanno ospitato un personaggio molto importante che sarebbe Bernardo Bontalenti, che è ritenuto l'inventore del gelato, no? E per ringraziare questa ospitalità, Bontalenti ha dipinto nel 1500 un affresco in ringraziamento ai monaci. Da quando sono arrivato a San Miniato dal Brasile non avevo ancora imparato nulla sul gelato. Invece, da quando sono qui, c'è il padre Ildebrando, che è il grande pasticcere, che ci ha insegnato anche a prendere gusto e passione per il gelato. Quelli di latte abbiamo la nocciola, il pistacchio, la crema, la panna, il fior di latte. Qui invece quelli di frutta, i frutti di bosco, mango, limone, cocco, e ananas e mandarino. L'identità, l'idea di creare non solo un buon prodotto, ma di creare un prodotto che abbia una identità con San Miniato e con la nostra basilica. E abbiamo trovato nella nostra architettura questi simboli che abbiamo utilizzato per creare una coperta proprio particolare che abbia l'identità di San Miniato. E per continuare a parlare di gelato ci ha raggiunto in studio Katia Pacelli, direttore generale dell'associazione Salva Bebè, Salva Mamme. Benvenuta Katia. Prima di tutto, che cosa c'entrate voi di Salva Mamme con il gelato?
L'ultima iniziativa dell'associazione, come al solito, è risposta ai bisogni, no? Che emergono man mano delle famiglie in difficoltà. Uh-huh. E quest'anno è la seconda edizione, quindi è il gelato sospeso 2.0. E questo perché? Perché ci siamo resi conto che poi durante l'estate è comunque importante anche riuscire a strappare un sorriso a un bambino, e sicuramente il gelato è uno dei mezzi con cui poterlo fare. Spiegaci meglio, gelato sospeso, ricordo ovviamente il caffè sospeso, usanza napoletana per eccellenza. Infatti nasce proprio dall'idea appunto messa a punto a Napoli, e il progetto prevede proprio il fatto di andare in una gelateria aderente e comprare il gelato per sé e lasciare pagato il gelato per un bambino in difficoltà. E quindi è cominciata così questa avventura. E com'è andata la prima edizione? La prima edizione è andata benissimo, l'abbiamo lanciata ad agosto dello scorso anno, quindi un mese in realtà di progetto. Abbiamo avuto 200 gelaterie su tutto il territorio nazionale che hanno aderito e circa 20.000 gelati donati. E quindi un bel numero, 20.000 gelati donati. Assolutamente sì, e quest'anno quindi abbiamo deciso proprio per questo motivo di replicarla, e abbiamo visto che l'iniziativa comunque ha un grande successo e che smuove tantissimo la sensibilità e la solidarietà poi delle persone. Katia, è un'iniziativa di solidarietà ma è anche di fiducia, perché in qualche modo bisogna anche fidarsi del gelataio al quale si lasciano i soldi in sospeso per un altro gelato. Assolutamente, anche del bambino che andrà a richiedere, no, poi il gelato, ed è proprio diciamo il messaggio forte che vuole passare il salvamamme, è quello di cercare di ricreare, no, questo aspetto di fiducia nei confronti di chi è intorno a noi, certo. Perché un pochino si è perso e obiettivamente si ha veramente paura ad andare anche dal vicino a chiedere lo zucchero e il sale, e quindi l'idea nostra è anche quella di imparare a fidarsi. Però avete pensato anche comunque alla trasparenza. Sì. Sì, sì, come funziona esattamente? Perché in qualche modo chi dona il gelato, chi lo lascia sospeso, può seguire il percorso di questo gelato? Assolutamente, nel senso che c'è un bussolotto che viene messo appunto alla cassa della gelateria e lascia lì i soldi, e poi il gelataio, quando c'è il bambino appunto a cui dare il gelato, prende i soldi da là dentro e chiaramente mette lo scontrino. Offre il gelato. Dicevi che questa iniziativa nasce dall'ascolto dei bisogni delle famiglie, anche dall'ascolto dei bisogni quelli piccoli, perché poi in fondo un gelato è un gesto piccolo ma può regalare un sorriso, perché anche quelli sono bisogni. Sì, e quelli sono anche quelli, soprattutto per i bambini, no, che fanno la differenza, perché un bambino non puoi spiegargli che appartiene a una famiglia in difficoltà e quindi magari non ci si può permettere un gelato, che è diciamo l'alimento che bene o male è un po' d'obbligo, no, durante l'estate. Sì, è l'alimento estivo per eccellenza, ma è vero che è andata talmente tanto bene che vanno scritto anche dall'estero? Sì, noi abbiamo avuto delle interviste addirittura dal Giappone e dal Sud America, proprio perché comunque sia è stata un'iniziativa che ha colpito veramente tanto per la sua semplicità e per anche la cassa di risonanza che ha avuto tra le persone. E sapete se in Giappone e in Germania hanno cominciato a sospendere gelati anche loro? No. Ci hanno copiato questa buona pratica? No, questo non lo sappiamo, però abbiamo avuto delle richieste da parte di case che comunque sia di gelatai che hanno delle catene internazionali che stanno prendendo contatto per avviarli anche in altri posti. Katia, come facciamo anche noi a sospendere un gelato? Allora, sicuramente abbiamo il sito, che è www.gelatosospeso.it, dove si trovano anche tutte le gelaterie che hanno aderito. Sì. E poi naturalmente invitiamo... ai gelatai espongono una locandina, così non lo possiamo riconoscere. Sì, assolutamente sì, e poi chiaramente chiediamo a chi ancora non l'ha fatto di farsi vivo e quindi di aderire al nostro progetto. Se all'ascolto ci fosse un mastro gelataio, come fa ad aderire all'iniziativa del gelato sospeso? Scaricarsi la locandina, comunque comunicarcelo in modo tale che noi aggiorniamo appunto tutte le gelaterie che sono presenti sul territorio, anche perché noi attraverso questa iniziativa coinvolgiamo anche delle associazioni, sì, che poi vanno a prendere, dove ci sono appunto delle quantità importanti di gelato sospeso, vanno a prendere i gelati per esempio per gli utenti delle case famiglia piuttosto che dei centri anziani, e quindi
chi collabora appunto con le famiglie. Quindi quest'estate tutti a sospendere i gelati, insomma, a donare gelati cercando una gelateria dove è possibile farlo. Perché questa raccolta fondi, tra l'altro, sostiene le attività di Salva Mamme. Alla fine, per quest'anno, l'idea è stata quella di comunque sia mettere in campo i soldi che non verranno utilizzati per il gelato sospeso per supportare un altro progetto importantissimo, che è quello della valigia di salvataggio. Che cos'è la valigia di salvataggio? Va a coinvolgere le donne vittime di violenza e molto spesso appunto i bambini, perché il Salvamamme si è reso conto che poi alla fine nelle prime 48 ore, diciamo, dalla fuga della donna per il tempo che appunto poi viene presa in carico dai centri antiviolenza, c'è un po' un buco in cui lei si trova in realtà da sola, e quindi l'idea nostra è stata quella di creare una valigia di salvataggio che prevede proprio la consegna di beni di prima necessità, proprio per evitare di farla tornare a casa, e dove a un momento delicato, perché comunque spesso l'uomo se lo vive come l'ultima opportunità che ha per convincerla. Momento difficile. Questo è un motivo in più per sospendere gelati e donare gelati e possibilità durante quest'estate del 2016. Allora, grazie a Katia Pacelli per essere stata qui. Grazie. E grazie a Salva Mamme per l'iniziativa del gelato sospeso. Grazie. Eccoci qui, ma un'ora proprio va via, subito, vola. Quest'altra estate così. Noi ci vediamo domani alle 15:20 puntuali, mi raccomando. Cosa ascolteremo? Domani di cosa parleremo? Parliamo. Una testimonianza di un sacerdote che proprio durante l'estate ha capito che la tonaca sarebbe stata il suo futuro. Quindi questo, diciamo, è il primo racconto che vi regaliamo, questo, e poi vi raccontiamo anche di chi passa l'estate in città, come i nostri nonni, alcuni anziani, e vi illustreremo diverse possibilità per poter passare un'estate serena anche in città. L'appuntamento quindi è domani alle 15:20 per l'altra estate, ma c'è un altro appuntamento che dobbiamo ricordare, lo so. Questa sera assolutamente. Ore 21, siamo noi lungo le strade della Misericordia, ritroverete Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli, ci parleranno dell'invito evangelico a vestire gli ignudi, e ospiti in studio saranno Don Vinicio Albanesi e il giornalista Gianni Riotta. Da non mancare domani con un Salon Pellegrino, andremo in Terra Santa. Andiamo anche in Terra Santa domani. Grazie. Due appuntamenti stasera alle 21 e domani alle 15:20. A domani. Buon pomeriggio. Ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che vorrei per me perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. Ciao ragazzi, ciao. Voi sapete che nel mondo c'è chi ci prega per noi. Non piangete perché c'è chi veglia su di noi. E dico ciao amici miei, e voi con me direte ciao, amici miei, direte ciao.